È un miracolo quasi che sia accaduta una cosa del genere, però effettivamente con una volontà politica espressa anche dal sindaco oggi e l'impegno attivo dell'amministrazione tutta, anche dell'assessore al personale, possiamo dire che è cambiata la vita non solo a me, ma a 235 persone e non da oggi, per tutta la vita. Quindi è un evento straordinario per tutti quanti noi. 100 vigili urbani, 36 ragionieri, 59 istruttori amministrativi, 15 istruttori direttivi economico-finanziari e 13 amministrativi, 31 ingegneri, 15 architetti, 12 funzionari economico-finanziari e 14 informatici, i neoassunti del Comune di Napoli. In totale sono 235 per scorrimento delle graduatorie Formez e 60 lavoratori socialmente utili. Il nostro è un ringraziamento veramente con il cuore e ci impegniamo con tutte le nostre forze insieme a migliorare questa città. Grazie. Grazie a voi. Nasce una squadra per la città di Napoli e quindi non è solo una nostra soddisfazione personale, ma sarà anche un contributo operativo e di competenze per i servizi della città di Napoli. Questo è il nostro impegno, questa è la nostra promessa. Ringraziamo tutta l'amministrazione che ci è stata sempre vicina e che ha il merito di aver adottato un concorso che non è nato con lei, cosa che esce anche un po' fuori dalla classica procedura, ecco, al cambio delle amministrazioni. Siamo estremamente felici e contenti di questa nuova avventura che ovviamente si ripercuoterà favorevolmente e positivamente su tutta la città. Si punta in questo modo a migliorare il livello di efficacia ed efficienza dei servizi, dopo che anche la Commissione del Ministero degli Interni, che valuta la compatibilità economica dei comuni in predissesto, aveva approvato la delibera del fabbisogno del personale, dando il via libera definitivo all'operazione. Bene, veramente una giornata importante, non poteva cominciare meglio per la nostra amministrazione che questo saluto di benvenuto ai nuovi assunti nelle articolazioni del Comune, un numero cospicuo, 235, che vanno a rimpinguare uffici strategici, sono molto motivati e anche un segnale di controtendenza. In un momento di crisi noi puntiamo sui servizi pubblici, puntiamo sulla pubblicizzazione, eliminiamo le esternalizzazioni dai dirigenti esterni al patrimonio, all'acqua, ai rifiuti, al trasporto. Insomma, Napoli va controtendenza, questa storia non si racconta. Io dico sempre, qualcuno dice esistono storie che non esistono, qua esistono storie che non si raccontano. Quindi speriamo che la nostra comunicazione possa andare oltre Napoli e anche nella nostra città per far comprendere come tra mille difficoltà noi stiamo invertendo una rotta che era destinata, diciamo, al fallimento della nostra città, invece la città è viva e oggi abbiamo dato un segno di vitalità importante attraverso questo segnale significativo che viene fatto anche in modo trasparente, perché sono assunzioni di persone che comunque hanno vinto un concorso pubblico.